Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Sparks. Dopo tanto tempo torniamo su Brawl Stars, per un motivo. Uno, è uscito un video che in pratica, oltre ad avere 6 milioni di spoiler, adesso vedremo anche quali, hanno anche spoilerato i nuovi brawler, cioè incredibile. In questo video andremo a valutare questo nuovo video che ha rilasciato Brawl Stars, la Supercell, dove in pratica spiegano che Brawl Stars non sarà più lo stesso Brawl Stars, sarà un gioco del tutto nuovo. Mettete un bel mi piace qui sotto, campanella attiva, iscrivetevi al canale e iniziamo subito a fare la reaction di questo video. Innanzitutto iniziamo con la notizia più grossa. Viene introdotta l'Omega Cassa. Iniziamo subito col video, perché in questo video dovrebbero introdurre, credo, il nuovo tipo di cassa più alcune nuove cose. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Tired of not getting what you want from boxes? Quante volte la gente scrive anche nelle recensioni: non trovo mai un brawler, non ho più leggendari. Ecco perché Supercell, a quanto pare, ha creato questo nuovo metodo con le casse. Vediamo un po' di cosa si tratta. Scacchiera a caso. What if I tell you getting rid of probabilities is a lot easier than that? Ecco, questa cosa che è interessante che ha detto: se vi dicessi che ci siamo sbarazzati delle probabilità, perché è una cosa molto interessante. And what if I tell you you can get the brawler you want? E che potrete ottenere i brawler che volete quando vorrete. Forse a lungo andare è una cosa che potremmo fare così. Cioè, quando giochiamo tanto potremmo ottenere tutti i brawler. Anzi, volendo, se uno shoppa può ottenerli tutti, giusto? Perché da quello che si capisce qua, questa Star Road, perché c'è scritto qui Available on Star Road, quindi ci sarà questo nuovo percorso chiamato il percorso delle stelle, Star Road. Ci sono tutti questi brawler e già si vedono alcune cose interessanti. Non so se avete notato, ma abbiamo già, ad esempio, un Bo che ha lo sfondo viola, ok? Quindi, non so, c'è anche Ems proprio dietro Paola allo sfondo viola. Quindi già ci sono due nuove rarità stravolte. Anche perché, a quanto pare, rimuovendo i brawler del cammino dei trofei, quindi non esistono più i brawler del cammino dei trofei, devono reworkare tutte le rarità. Quindi tutti i brawler del cammino dei trofei, come Tick, Ems, e Bo, Colt, Nita, avranno tutte una nuova rarità. Sarà molto curioso vedere che tipo di rarità avranno. Qui possiamo vedere innanzitutto il primo spoiler in alto, 2 su 63, il che significa attualmente abbiamo 61 brawler, quindi ci sono due nuovi brawler in arrivo. Quindi nel prossimo Pro Talk potremmo vedere due nuovi brawler, stiamo attenti. Possiamo vedere anche Stu, epico, e anche Ems sarà epica. Quindi tre nuovi brawler del cammino dei trofei diventeranno già epici qua. This sounds like a fantastic idea, Paula. This is all true in this new system we will be releasing in the next update. And please don't freak out now. But this new system will replace in boxes. Questo sistema rimpiazzerà le casse. Diciamo addio a tutti quei contenuti su YouTube dove si fanno box opening. Non so se ci sia qualche regolamento a cui deve far fronte adesso Supercell contro probabilmente il gacha. Quindi i giochi gacha, sai, in alcuni posti vengono visti anche come giochi d'azzardo, come gambling. Diciamo per aiutare anche i più piccoli, perché sapete anche voi che aprire le casse ti porta quella sensazione di adrenalina, di la dopamina, fa venire voglia di aprirne sempre di più e magari spendere più soldi, quindi shoppare, e non fa sicuramente bene ai più piccoli, ma nemmeno ai più grandi. Ragazzi, se mi spaccate di 2000 like questo video, 2000 mi piace qua sotto, mettetelo ora e vi mostro tutte le cose che ci sono qua dentro, ragazzi, ok? Per dare, diciamo, supporto a questo problema, Supercell sta inglobando questa modalità anti-gacha. E quindi probabilmente, se l'abbiamo visto su Brawl Stars, c'è il rischio che potrebbe arrivare anche su Clash Royale, perché Clash Royale ci sono i bauli. E probabilmente, poi non so se ne parleranno, ne hanno già parlato, non so niente, perché non porto Royale. Se Supercell parla di Brawl Stars, probabilmente è una cosa di Supercell, non solo di Brawl Stars. Quindi, ragazzi, non ci saranno più casse, quindi tutte le casse che avete ora apritele tutte, perché spariranno. Quindi nel pass non si troveranno più delle casse. Probabilmente ogni tanto te regaleranno delle Omega casse. Vediamo se ne parlano ora. It's true. Boxes are going away and we'll explain everything in the next Brawl Talk on the 7th of December. Ok, ne parleranno nel prossimo Brawl Talk il 7 dicembre. Ok, perfetto. But to give you a quick teaser, this is how it's gonna look.
Ok, questa sarebbe la Star Road, quindi si inizia con Nida. Vicino al raro di El Primo c'è un quadratino con un teschio e probabilmente quello sarà un nuovo tipo di valuta per sbloccare El Primo quando arriverà a questa soglia. Quindi quando supererete la soglia di Nida potrete sbloccare, diciamo, El Primo con 160 cose che non so cosa siano, crediti, chiamiamoli crediti per ora, anche perché è scritto qua credits, quindi saranno dei crediti. Si potranno shoppare con delle gemme solo se voi non siete arrivati a quel punto. Se ad esempio voi volete shoppare Pocio e non avete ancora fatto tutto lo Star Road fino a Pocio, potete già shoppare, diciamo, con le gemme probabilmente il Brawler. Vedete che comunque Jessie da Cammino dei Trofei è diventata rara già. Nida è diventata rara, quindi dal Cammino dei Trofei Nida diventa rara. Bo è diventato epico, Ems epica, Stu epica, Jessie super rara, Brock è diventato raro. E poi se guardate sotto Brock c'è scritto scelte disponibili. Probabilmente ogni giocatore potrà scegliere, ad esempio una volta arrivato a Brock, sbloccare con 160 crediti Brock oppure Bull, Colt, Bombardino o Brock. In questo caso Brock stesso, quindi sono altre tre scelte in teoria. Colt sarà di rarità rara pure e anche Bull. Probabilmente grazie a questa cosa qua è possibile sbloccare il tipo di Brawler che vogliamo. Cioè se non voglio sbloccare ad esempio Brock, decido di sbloccare prima Colt e giocherò con Colt, che è molto interessante come cosa. The Brawlers you are missing. And of course, boxes have been such a big part of our journey that they wouldn't leave without a proper party. So starting right after this video, we'll kick off an event where you can get a lot of rewards, including the Omega Box Daryl skin, and its pin. It will be the last time you'll be able to open boxes in Brawl Stars. Come vi dicevo prima, io mi raccomando, aprite tutte le casse ora, perché è l'ultima volta che si avranno casse e poi queste casse spariranno del tutto nel gioco. But if you think this would be easy, you are, well, not so wrong. But for that to happen, the whole community will have to come together and reach the goal of 4 billion takedowns in 12 days. Per ottenere tutti sti premi qua, tra cui l'Omega Cassa, delle reazioni e credo la skin di Beryl, dovremmo fare 4 miliardi di eliminazioni in 12 giorni. In tutto il mondo sono state fatte 507 milioni di eliminazioni. Quindi siamo quasi a 1 miliardo e dobbiamo farne 4 miliardi. Diciamo che siamo messi a buon punto per vincere tutta sta roba. Probabilmente in 3-4 giorni si vince, raga. Non importa che modalità giocherete, infatti si possono giocare le modalità normali, Lega delle Stelle o addirittura le mappe del generatore. Quindi immaginatevi fino a che punto è possibile fare tante kill. Insomma, si può fare di tutto, l'importante è fare kill. Every takedown counts. And here is our target bar, which we will be updating daily in the in-game news. Ok, questa qua la metteranno nelle tab news del gioco, ma in teoria anche su Twitter, sui social. Quindi in teoria, se io in questo momento entro su Brawl Stars, così vi do in diretta le notizie. Quindi per ora abbiamo fatto un solo traguardo, che è il primo, che ci dà 2 megacasse. Infatti sono qua le 2 megacasse gratis. Milestone of this, we'll release a new reward in the shop. When we reach 4 billion takedowns, we'll release the Omega Box Daryl's King right away. Besides that, the content creators will be giving away a lot of Mega Boxes. Look for the hashtag BuyBuyBoxes to learn how to join. Allora, io sto facendo 2 contest di BuyBuyBoxes. Il primo è su Instagram, dove regalo 5 codici. Il secondo è su Twitter, dove regalo 5 codici. Quindi sono 25 megacasse. Se poi c'ho il codice d'oro, potrebbe anche 200 megacasse su Instagram. E altre 25 megacasse le regalo da Twitter. Seguitemi in entrambi i posti, perché sono le ultime megacasse e potreste trovare veramente qualcosa di interessante. Ok, and this is actually insane. Among all the creators running this giveaway, there will be 5 hidden golden codes. If you are the lucky... Esatto, ci saranno 5 codici d'oro tra tutti i content creators. Quindi non è che ci sono 5 io, 5 Grax, 5 Fera, no. 5 tra tutti. Se cadono tutti 5 a me, vuol dire che sto sfornando per fortuna. To find one of these, you will get 200 megaboxes in your face. 200 megacasse. Immaginatevi ottenere 200 megacasse su Brawl Stars. Cioè tu metti il codice, pam, e ti partono queste 200 megacasse infinite da aprire. The creators won't know which one is the golden code, so make sure to follow all of them. So to summarize, no more boxes in the next update. No more probabilities to collect your brawlers. Now it's just a matter of time. Take down as many brawlers as you can. The faster you reach the goal, the faster everyone gets the reward. The target is 4 billion takedowns to unlock the Omega Box Daryl skin. Follow the community progress daily in the in-game news. Hashtag BuyBuyBoxes to participate in the Mega Box giveaway with the creators. Brawl Talk on the 7th of December with all the information needed for you to understand the new progression system. E poi qua, ragazzi,
Piccolo spoilerino, ci sta una poltrona con delle caramelle. Potrebbe avere a che fare con la prossima season. Vediamo un po', perché comunque il Brutalk dovrebbe essere tra 5 giorni esatti. Quindi settimana prossima Brutalk, ci sarà anche il Brutalk in italiano mio al solito. E scopriremo, ragazzi, tutte le novità di questa nuova season. E probabilmente non c'erano anche nuove cose nel Brutalk. Se hanno fatto questa qua prima, vuol dire che nel Brutalk ci sarà altra roba da aggiungere. 2000 like sotto questo video, 2000 mi piace, iscrizione, campanella attiva, ragazzi. Vediamo nel prossimo video, perché sta arrivando anche il Brutalk. Bella!